tutti, ma io non scendo. No. Teresa! No, non cominciare. Allora, io non. Tu stati zitto, scusate, quelli là sotto, meschini che non vedono niente. Allora, non scendo perché queste scale sono diverse da tutte le scale del mondo. Ok. Allora, intanto hai fatto pure la curva quest'anno. Sì. Il pavimento di vetro, ci hai messo pure la cera? No, non c'è la cera, dai. Non c'è la cera, bello, non c'è la cera. Allora, ragazzi, queste scale sono diverse perché? Intanto perché non servono a niente. Come? Perché ci sono altri 8 ingressi. Lui le mette proprio per farti venire l'ansia. Qua dietro c'è la fila di gente che prega, amuleti, segno della croce. Non vogliono entrare più i ragazzi. E per tranquillizzarti, che cosa ti dice lui? No, ma è bellissimo, è il momento più bello la scala. È il momento in cui ci sono 10 milioni di italiani che ti guardano. Lo psicologo dovevi fare. Psicologo. Poi tra l'altro, scusate se resto qua, ma io proprio non so, vedi tu. Ti gestisco questa parte di palco, tu sei là, io ti gestisco questa. Non scendo anche perché mi sono fatta gli occhiali nuovi, progressivi, e non capisco qual è l'angolo giusto per scendere le scale. Le dovrei scendere così, le dovrei scendere le scale. Quindi non scendo solo se a chiedermelo è il pubblico di Sanremo. No, così è troppo facile. Allora, ascoltate me, non è che riunione di condominio che decidete voi. Allora, dobbiamo fare così, voi dovete dire Teresa, 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 Teresa. Va bene, mi avete convinta. Maestro, ci sei? Beh, fa tutto lei. Ci proviamo, ragazzi. Allora, maestro, musica. Mamma mia, è dalle elementari che non faccio ginnastica io. Ciao Gioia, che bello! Là c'è la curva sud, sì, ma... sì, là, la Sicilia, guarda. Grazie. Guarda, guarda che spettacolo, Teresa. Salutiamo tutta l'Italia, tutto il mondo che sta guardando Sanremo. Pensa, tutto il mondo, tutta l'Italia che guarda Sanremo, e cosa vede? Noi due. Capito? Brutta sta cosa. Lo so, però tu no, tu illumini questa Sanremo sera. A Sanremo più nasi che fiori. Ma che cosa? Dai, fai il suo naso. Dov'è Giovanna? Giovanna, ce la possiamo dare il bacio come gli eschimesi? Sì, vai. Un amore, siamo un amore! Vai, cominciate con i commenti sui vestiti. Perché io da casa, sempre, quando arrivavano quelle belle, tutte, facevo sempre i commenti, che brutto sto vestito, che brutto sto... A quelli belli dicevo, bello sto vestito, però le sta male.
Ma questo vestito invece è splendido, è vero che è bello? È bellissimo. Ti do fastidio se ti faccio. Ti do fastidio se ti faccio. No, no, puoi fare quello che vuoi. È bellissimo questo vestito. Ringrazio il mio stilista, non faccio il nome perché sappiamo. Certo. Però lo ringrazio. Non dico niente, non dico niente. Però lo ringrazio perché pensate che è lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Madonna, Michelle Obama e Teresa Mannino. Vabbè, tutto altissimo livello, dai. Ha iniziato la sua carriera vestendo Whitney Houston. Wow. E l'ha finita con me. Perché l'hai finita, te lo dico che lei. Pensa che sto vestito? Buonasera, buonasera, ciao ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Questo vestito ce l'ha uguale Jennifer Lopez. Ma dai. No, vero, veramente. Solo che lei, vabbè, ci fa fare la spesa con questo vestito. Io ci posso andare a fare la spesa con questo vestito? No. Se arrivo dal macellaio vestita così, mi spenna e mi butta nel banco frigo, mi butta. Non può essere. Ah, ma prima che fanno qualche altra polemica, allora, ci tengo a dire che non ho ammazzato nessun uccello. Ok. Ok? Tutto a posto, tutto a... Senti, ma che cos'hai combinato? Chi, io? È da un mese che non si fa altro che parlare di Sanremo. Tutti che parliamo, organizza per Sanremo, Sanremo Giovani, ballottaggi, cose, tutto lui fa. Un mese che parliamo. Se succede, allora, tutti i giornalisti sono tutti qua. Sì. Se succede un fatto nel mondo, noi non lo scopriremo mai. Perché sono tutti che parlano di Sanremo. Ma è bellissimo vivere questo mese di incoscienza. Sanremo è un grande carnevale. Grazie. Allora, se posso dire, intanto grazie per avermi invitato, grazie. Sono felice di essere qui accanto a te. L'unica cosa negativa è che stasera non mi posso vedere Sanremo. Lo fai? Presentiamo il prossimo artista in gara. Okay. Senti però il bigliettino, tu mi devi spiegare perché noi dobbiamo fare il riassunto della canzone. Perché è tradizione. Ma che tradizione? L'hai inventata tu sta cosa? Le canzoni si capiscono da sole. Ma se tu non spieghi... Te li leggi tu, io non leggo niente. Scusate le spalle. Ma scusami un attimo. Fatemi ancora un altro applauso. Scusa. Vai, vai. Da che parte vuoi stare? Da questa parte, a destra, di sinistra? C'è la stella con scritto ama. Eh sì, perché è il punto dove noi presentiamo. E io ti... No, scusate, dovreste farlo vedere. Vieni qua, tu fai vedere. No, vieni, puoi venire. Come ti chiami? Non fare finta di non vedermi, vieni qua. Non puoi venire. E non c'hai un collega che può venire qua, quello dall'altro lato? Stefano, no, perché qua siamo alla RAI. Ognuno si fa i fatti suoi. Vieni qua, ti ho detto. Perché non mi consideri? Perché non viene, ama? Stefano, chiedo a Stefano Vicario. Stefano, una telecamera, Stefano! Può venire il roaming? Un applauso al Stefano Vicario! Vieni. Storico! Regista. Puoi dire a Teresa come ti chiami? Che... Allora, questo è il maschilismo, l'ho chiamato io, non è venuto. Chiama lui e arriva. Come il mio muratore, se ci parlo Pier io non Paolo. Mi... Pier Paolo! Pier Paolo, prima che ti pia legna, devi venire qua. Fai vedere la stella prima, fai vedere prima la stella. Okay. Voi non la potete vedere. La stella. La stella, ama. Dove c'è ama. Sì. E io cosa c'ho scritto? Sedia. Ma no, sono dei segnali quando prima c'era non il coro. Grazie, va bene. Allora, maestro, ciao. Allora. Grazie, Allora. Grazie. Prevedo una serata per me complicatissima. Non sudo mai, sto sudando. Dai, la presento io, qual è? Prima devi dire i quinti presentatori di questa sera. L'hai fatta di un complicato quest'anno.